Nella giornata di ieri ha sollevato un mare di polemiche la pubblicazione delle fotografie relative alle copiose infiltrazioni d'acqua verificatesi nello stabile, che all'Accameno ospita la sede distaccata del liceo scientifico dell'isola d'Ischia, dove da giorni gli studenti erano costretti a fare lezione con l'acqua che penetrava in alcune aule e in alcuni corridoi. Una questione vecchia, quelle delle infiltrazioni, ma che in questi giorni è venuta fuori con tutta la sua drammaticità a causa delle forti piogge. Ora, però, la popolazione scolastica del liceo non ne può più di questa situazione insostenibile ed è letteralmente sul piede di guerra. Siamo proprio all'esterno della sede del liceo scientifico di Lacameno. Stamattina le aule sono quasi del tutto vuote in quanto i ragazzi sono in segno di protesta, riuniti in assemblea. L'assemblea, che ha visto riuniti gli studenti del biennio, si è tenuta all'esterno del polifunzionale di Ischia, sede centrale del liceo. Qui i ragazzi hanno deciso di valutare la possibilità di indire per i prossimi giorni iniziative di lotta affinché si metta immediatamente fine all'infiltrazione d'acqua nell'immobile di Lacameno e si dia una sede unica e dignitosa al liceo, come ci ha detto il rappresentante d'istituto Fabio Pilato. La situazione all'acqua è disastrosa, i ragazzi hanno un nastro delimitante in ogni aula, in ogni corridoio, addirittura le scale che avevano il tetto in plexiglass si è stato scoperchiato e quindi i ragazzi non possono passare da un piano all'altro, devono per entrare a scuola farsi tutta la discesa anche se pericolante e quindi in caso di emergenza, che speriamo non accada mai, i ragazzi si troverebbero come dei topi in gabbia. Questa situazione non è una situazione che può continuare a lungo, i ragazzi oggi si sono autoconvocati in assemblea. È stata una manifestazione quasi spontanea e oggi appunto stiamo discutendo con i ragazzi della sede di Lacameno dei vari problemi e di come risolverli. Tutto quello che verrà, tutte le decisioni che verranno prese qui all'assemblea pubblica della sede di Lacameno del liceo saranno tutte decisioni prese in funzione dell'incontro del 10 dicembre che avremo con il delegato all'edilizia scolastica, il dottor Marrazzo, assieme al sindacato studentesco e agli studenti. Questa è un'occasione per il liceo, è un'occasione dove finalmente riusciremo a distruggere questa bolla di isolamento che viviamo da anni e finalmente forse ci avvicineremo all'acquisizione della verticale che permetterà al liceo di unificarsi sotto un'unica sede, quella del polifunzionale, e di abbandonare la sede di Lacameno che da anni presenta problemi strutturali. Quest'anno più degli altri anni perché per colpa delle allerte meteo la situazione è peggiorata, infiltrazioni nei muri, infiltrazioni dai tetti, finestre attaccate col nastro adesivo, tutte situazioni che mettono in pericolo la vita studentesca degli studenti e delle studentesse del liceo.